In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Questo 42 parla su assolutamente di Articolo. tutto, in quanto esprime l'umano che si occupa di tutto o che anche si tratti sempre di sprofondarsi all'interno della nostra esperienza umana, la nostra esperienza umana che è quello che stiamo facendo in questo momento, lo dimostra, mediata dal linguaggio. Mi piace più citare Jacques Lacan, l'inconscio è strutturato come un linguaggio. Tutto passa attraverso il linguaggio. E la poesia è forse il livello di massima concentrazione Nel del linguaggio. 1183, il doge di Venezia, con la pace di Costanza, costrinse Federico Barbarossa a rinunciare alla sovranità monetaria in Italia, concedendo all'Italia il diritto di battere la propria moneta. Esistono nessi storici tra coniazione e violenza, laddove la coniazione implica la detenzione dei redditi derivati dall'emissione di moneta, il signoraggio, che è un'entrata dello Stato a base del 5% del PIL e aumenta con il tasso di inflazione. Nel 2006 la sentenza della Corte della Cassazione definisce il signoraggio funzione dello Stato che esclude la possibilità per un Dunque, giudice. sì, era complessa la domanda che è stata rivolta a 9, questa richiede perlomeno un 2 o 3 mesetti di spiegazione, cioè la storia della moneta in tre. Ecco, riuscire a far capire che su dei temi come quelli che ha citato, quello della transizione ecologica, quello del futuro del cambiamenti climatici. Ecco, su questi temi riuscire a far capire che ancora ne sappiamo poco e che prendiamo delle decisioni con tutti i limiti di decisioni che si muovono sempre Devi sapere che nell'incertezza. l'altra settimana il signor Luca ha dato una gran festa che gli è costata un occhio della testa per via che c'ha la moglie americana. Questa cosa mi è piaciuta tanto, mi racconta il cameriere indeciso di Che ci Trieste. fa inadeguato portavoce della povera poesia e delle arti di fronte alla concreta supremazia dell'economia e della finanza sulle nostre vite biologiche? Che cos'ha il bambino rispetto a noi? Uno sguardo primigenio e sicuramente la capacità non mediata di emozionarsi, di stupirsi. Del mondo. Ritornerei, visto che l'abbiamo citato prima, a quello che Grande forse poeta della modernità, e quindi Hölderlin, il suo sguardo non solo si ispira alla Grecia, ma forse è ancora più arcaico, no? Lo stupore nei confronti dell'universo, ecco, questo ogni tanto a noi adulti Il grande capita. economista John Maynard Keynes lo diceva già nel 1936, ci sono due tipi di investitori. Ci sono quelli che comprano delle cose, dei titoli, perché pensano che i loro fondamentali, pensano che sia, io compro il titolo di una certa società perché penso che questa società crescerà, diventerà la futura Amazon, farà un sacco di profitti e quindi il capitale che le ho prestato mi verrà restituito se lo voglio rivendere sul mercato, ma comunque mi produrrà Rendita. dalla proprietà del Poi capitale. Poi ci sono però molti altri. E questo numero è andato sempre più crescendo, che non si preoccupano assolutamente di stare lì a studiare i bilanci, a fare le previsioni sull'andamento dell'economia futura, ma saranno hanno interesse a infatti capire la psicologia del mercato. E questo è alla base delle bolle ora tutto speculative. questo. Non è fatto dalle persone, ma noi sappiamo che è fatto da delle macchine che studiano le onde delle variazioni della borsa. Non a caso dietro ci sono spesso dei fisici che sono molto reclutati dai mercati, diciamo, dalle imprese Ma volevo finanziarie. mettere Marx da qualche parte, mi piaceva Ci riuscire stava a bene. ficcarlo Mettere lì. io come economia va Grazie, bene. sì, ammettiamolo, perché al di là del fatto che si sposano le sue dottrine o che addirittura le si voglia osteggiare in tutti i modi, è una figura fondamentale della storia, non soltanto dell'economia. Cosa c'è che non va?
la caduta di due elementi fondamentali per proseguire con senso la nostra presenza su questo pianeta. L'immaginazione ci manca sempre di più. La tendenza a dover vedere toglie quella imprevedibilità, il fascino del nuovo, cioè quando alle radici, qua torniamo alla poesia, cioè quando Ulisse parte non sa niente del mondo che deve sempre come portare. Ti diceva, no? Come diceva un vecchio detto femminista, tra Fred Astaire e Ginger Rogers faceva gli stessi passi di Fred Astaire ma con i tacchi all'indietro. Contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.